Allora, buongiorno e buonanotte. Questo video è fatto per quei pezzi di merda che ancora rubano le moto. Capito? Hanno rubato a un amico un Kymco 50 grigio. C'è anche la foto nel profilo. Attimo, ma voi siete merdosi. Ancora rubando moto state. Ma non vi vergognate, porca merda. Volevo fare vedere una cosa. Comunque, quella moto, se la vedete in giro, un Kymco 50 grigio, castagnateli, trattateli qualcosa, chiamate la polizia, veramente, c'è da aiutare questa persona a trovare questa moto. Non vi sto dicendo andate nei garage e controllate, se la vedete in giro, sarà impossibile ormai, è passato un giorno. Guardate cosa mi hanno regalato, un amico di Sassari. La Sardegna, ci sono anche le province, non si vede bene, vabbè, ci sono anche le province, non le province, i capoluoghi, Sassari, Nuoro, Oristano, Cagliari. Troppo, troppo carina. Ah, pure poi vi faccio vedere quella, però ce l'ho da anni, quelle, dove si, quell'adesivo sul computer, quello ce l'ho da anni, da quando c'ho il computer, quella lì, poi... Grazie Giuseppe per questo ciondolo della Sardegna, andrà subito attaccato qua, insieme a questo. Mi voleva regalare quello dell'Ichnusa l'orologio, però non l'ha trovato. Fa degli oggetti veramente carini con il sughero, il legno, mi ha regalato le ciabattine della Sardegna, le ho lasciate in un altro posto. Io vorrei l'appendiabiti che c'è, l'appendiabiti a forma dell'isola, bellissimo, bellissimo, lo vorrei tanto. Comunque, volevo dire... ci ho fatto la pubblicità e non la faccio quelle di Sassari, ci mancherebbe altro. Allora, a Carbonazzi, no, su via Carlo Felice comunque, dal lunedì, tutte le pizze a 5 euro, prezzo invariato per Margherita e Marinara. Via Carlo Felice 20, Sassari, telefono 333. 300 1227. Pizzeria Smeralda, nuova apertura e pizzeria da sport. C'è Giuseppe, un grandissimo pizzaiolo, anche Stefano, grande amico. Comunque, questo è il dépliant, pizzeria Smeralda. Andateci perché fa delle pizze alla fine. Oh, yeah, da morire, buone, buone veramente. Comunque, per quel ragazzino che mi ha scritto, ti metti a fare bla bla, scivola. Ok? Seguo il consiglio di Noemi e basta. Poi c'è una ragazza che ha trovato un gatto, adesso non mi ricordo il nome, sull'altro profilo. Ha trovato un gatto con una zampa spezzata. L'ha portato dai veterinari. Adesso non so, mi sa che gli hanno detto che non ci potevano fare niente. Adesso fatto sta, questo gatto se l'ha tenuto lei. Però ha bisogno dell'operazione alla zampetta. Gli ho chiesto quanto ti serve. Adesso dovrei andare a vedere la risposta. Comunque, se è possibile, chiedervi un favore. Un po' di solidarietà, dai, una gara di solidarietà, le inviamo qualche cosa, tutti, anch'io naturalmente. 1 euro, 2 euro, non vi sto chiedendo di inviarli. Lo sto dicendo io, non l'ha chiesto lei. Se volete. Comunque, ritorniamo al fatto che hanno rubato la moto a Claudio. Siete dei pezzi di merda. Ritrovate la moto se è possibile. Poliziotti, cercate la moto. Dove siete quando fanno queste cose? Siete solo quando facciamo casino noi. Quando fanno casino gli altri, niente. Sì, è assurdo. Assurdo. Adesso che pure monti il pedo pornografico vuole fare entrare in politica. Non lo so, guarda. Io faccio entrare in politica Christopher Paolini quasi quasi, guarda. Tutti mi diranno chi è Christopher Paolini. Comunque, poi non mi ha scritto cosa è successo la serata. Niente è successo, anzi, mi sono divertito pure. A quella là che ha scritto non vuoi vista. Non lo so, boh. Io mi sono fatto un'idea. E non è bella. Non è bella assolutamente. Comunque, siete una massa di ladri. Fatevene la vergogna.
Ho delle chicche per voi ragazzi, ho delle chicche per voi che vi darò dopo. E c'ho questo era il video per... perché l'ho detto che gliel'avrei fatto. Ah, e saluto quei due ragazzi ieri a Multinedo. Vedi che ci sono quelli di Sassari che hanno i coglioni. Dove sono tutti i disoccupati di Sassari? Scusate un attimo, dove sono? Che qua c'è gente solo col culo al caldo di Sassari e scrive che c'è la vergogna di Sassari. Voi siete la vergogna che non fate niente. Che vi sta morendo la gente sotto i piedi, non fate niente. Anzi, se possibile, gli schiacciate anche la testa. È incredibile, guarda. Comunque, ripeto, la webcam è la mia. Se i video non vi piacciono, non li guardate. Io continuo a farli anche se non li guarda nessuno. Capito? Già la conoscete questa mossa? Sì, non c'è bisogno di aggiungere altro. Per quei deficienti. E poi vi do un consiglio di andare a vedere il sito di una intruders, capito? Perché per me è un intruders quella. Più tardi vi darò informazioni, ok? Ok. A dopo allora. La motto, mi raccomando. È la pizzeria di Giuseppe. Grande. Grande Giuseppe, ciao.